Ciao a tutti, benvenuti su Bici.pro. Qui con me oggi ho la nuova Pinarello Gravel F, la bicicletta che rappresenta il top di gamma e un riferimento per quanto riguarda il gravel rail. Questa bicicletta non è un compromesso o una sorta di ibrido, non è una bicicletta che va bene per fare tutto. È un mezzo da gara e si vuole rivolgere specificatamente ad un pubblico di agonisti dell'ambiente gravel. Tecnicamente abbiamo un prodotto che è costruito completamente in carbonio, grazie alla fibra toraia KT700 che fa collimare tanta sostanza ad un'eccellente qualità di base della fibra composita, che viene poi plasmata e laminata in modo specifico per l'ambiente gravel. Abbiamo un design e una cura dei dettagli che è funzionale a quello che poi vuole essere la performance della bicicletta e fanno parte anche del DNA dell'azienda trevigiana. Tante curve, tante sinuosità, tanta asimmetria che appunto vogliono anche essere una parte integrante delle prestazioni di questa bicicletta. Dal punto di vista dell'avantreno, la vedete, c'è la forcella Honda, tante curvature e volumi differenziati tra la parte destra e la parte sinistra. Differenze che si notano anche proprio tra la parte destra e la parte sinistra di tutto quello che è il telaio. In alcuni punti emergono di più, in altri meno. Comunque, la forcella. La parte bassa della forcella, oltre a nascondere il perno passante che ha l'estrattore a scomparsa, così come quello posteriore, fa vedere anche due pinne completamente differenti. Dalla parte della pinza del disco ha l'obiettivo di completare il concetto aerodinamico e di proteggere la pinza stessa. Dalla parte dove non c'è il disco è leggermente più piccola e comunque completa questo concetto aerodinamico. C'è tanto spazio nella parte superiore tra la gomma e la testa della forcella. Qui si possono montare anche delle gomme da 2,1 pollici con delle ruote da 650B, soluzione che può essere mutuata anche nel carro posteriore. Ci sono ovviamente dei volumi che sono diversi tra destro e sinistro, questo per contrastare le forze in gioco quando si pedala. La parte invece del telaio mantiene questo DNA, questa forma, questo design, e si vede in maniera marcata sui foderi obliqui del carro. Quello destro, quindi dalla parte dei pignoni, è leggermente ribassato e ha dei volumi diversi rispetto a quello sinistro dove c'è l'impianto frenante. La sezione centrale è più rastremata nella parte bassa, questo per agevolare il passaggio della ruota, e c'è una scatola del movimento centrale che è voluminosa ma non eccessiva. Ha le calotte esterne con il passo italiano, e anche in questo caso un dettaglio tecnico non a caso e che comunque fa parte del DNA Pinarello. Dal punto di vista delle geometrie invece, abbiamo una bicicletta che taglia per taglia ha un passo corto e un reach più corto della media. Di poco, ma comunque è un dettaglio che permette di avere una bicicletta sempre agile, sempre reattiva e, come mi è piaciuto dire, perfettamente paragonabile a quello che è la bicicletta da strada Dogma. Lo stack invece, quindi l'altezza. In questo caso abbiamo delle geometrie taglia per taglia che prevedono uno stack leggermente più alto rispetto alla media. Questo diventa un vantaggio soprattutto nelle prestazioni del medio e lungo periodo, perché permettono di non schiacciarsi mai eccessivamente nella parte verso l'avantreno e nella parte bassa, e di mantenere sempre una certa libertà della sezione addominale dove c'è anche il diaframma. La respirazione ne guadagna. Ovviamente c'è una completa personalizzazione dell'altezza del manubrio tramite gli spessori specifici della bicicletta. Un breve cenno all'allestimento. Qua c'è un cockpit Monster in alluminio, ci sono le ruote Princeton con mozzi white, che sono tra l'altro un bell'oggetto. C'è una trasmissione Eckard campagnolo con monocorona anteriore e 13 rapporti posteriori. Il reggisella è in carbonio e specifico per il progetto Gravel F. Per quanto riguarda le performance, una bicicletta da gara senza mezzi termini e è una sfaccettatura del carattere che fa emergere ogni volta che ci si sale sopra. Ovviamente è più comoda rispetto ad una bicicletta da strada, perché al di là delle geometrie si può anche customizzare attraverso le gomme e le pressioni delle stesse. Ci stanno bene anche le gomme da 45 mm di sezione, anzi,
forse quelle da 45 sono, diciamo, l'interfaccia ideale che permette a questa bicicletta di andare ad affrontare anche percorsi leggermente più complicati e che permettono di assecondare a loro volta un avantreno molto brioso, molto agile e molto veloce. Nei single track e in quei percorsi, in quei frangenti dove ci sono tanti cambi di direzione, magari una gomma da 45 mm non guasta. E poi la sezione centrale e il carro posteriore. Sempre reattiva, sempre briosa, ma mai eccessiva. La Pinarello Gravel F ha sempre un buon grip che si riflette anche sui tratti sterrati, magari con un po' troppi sassi. Non la roccia, non i salti. Per ora termino qui e auguro buone pedalate a tutti.